Il giorno dopo la vittoriosa trasferta in Svezia del Torino, un giorno di festa per i tifosi del Toro. 2500 gli appassionati granata che si sono stretti alla Sisport intorno alla squadra per il primo allenamento dopo la vittoriosa trasferta contro il Bromma Poikarna, il 3-0 in Svezia. Di fatto ha quasi ipotecato per il Toro il passaggio del turno. Prossima partita che si giocherà giovedì allo stadio comunale di Torino, ma è tempo soprattutto per il Toro e per i tifosi del Toro di pensare al mercato. Due i nomi caldi in uscita, ovviamente quello di Cerci e quello di Darmian. Cerci, per il quale il Milan ha fatto un'offerta, 18 milioni di euro quelli offerti appunto da Galliani al Torino, ma a quanto pare ci sarebbe il Monaco che si è fatto sotto per avere il giocatore, mentre da Madrid e Sponda Atletico stanno aspettando l'evolversi degli eventi, ma non hanno ancora rinunciato all'acquisto. Su Darmian c'è un grande punto interrogativo, potrebbe muoversi la Juve proprio in queste ore, tant'è che il Toro starebbe pensando forse a Faraoni per andare a coprire l'eventuale falla sulla fascia nel caso Darmian dovesse lasciare il Torino. In attacco i nomi che circolano sono ancora quelli di Zapata e di Okaka, anche se, soprattutto per Okaka, la Sampdoria non sembra intenzionata a cederlo. Tutte le novità sul mercato, il ritorno di Europa League come sempre su tuttotoro.com e su Toro Channel.